Avieme le Racitelli Emergenza Sicurezza, Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo, con i consiglieri comunali Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese della lista Pettinari Sindaco, sono tornati in quella che ritengono sia la strada più pericolosa di Pescara, visto che, dicono, proprio qui si è svolta la prima e unica operazione antimafia locale. Si torna a chiedere l'Osservatorio per la Sicurezza e si sottolinea il fallimento e l'ipocrisia politica di chi governa. Quindi siamo in un quartiere pericolosissimo dove purtroppo si spaccia droga di giorno e di notte a tutte le ore. I cittadini onesti sono costretti a convivere tra la paura e giovani prostitute che vendono il proprio corpo per racimolare qualche euro e comprare droga. Qui si spaccia droga di continuo. La situazione è davvero preoccupante perché poi ci sono atti di violenza, atti di aggressione. I cittadini non ce la fanno più e chiedono il nostro aiuto. Allora noi continuiamo a chiedere con forza e a proporre la nostra ricetta. Qui serve il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo, il governo sono amministrati dal centrodestra. Quindi non hanno più scuse. Loro devono pretendere al Comune di Pescara che i loro amici che siedono a Roma possano elevare la questura di Pescara a rango superiore. Elevando a rango superiore possono portare più uomini su strada, uomini delle forze dell'ordine che possano garantire maggiori pattugliamenti su strada. Qui servono servizi H24. Pettinari torna a chiedere l'ausilio dell'esercito che afferma può fungere come deterrente, si rivolge in particolare ai parlamentari abruzzesi. I parlamentari, soprattutto della città di Pescara, dovrebbero agire immediatamente, non hanno più scuse, loro comandano questo paese, quindi governano anche il centrodestra, governa anche le forze di polizia, quindi possono intensificare i pattugliamenti, gli uomini delle forze di polizia, mandare anche l'esercito in ausilio a Pescara e anche la polizia locale deve fare la sua parte con le telecamere. Allora noi vogliamo che le telecamere siano anche collegate a una blacklist nazionale per cercare di intercettare ogni auto rubata che possa entrare in questo quadrante. Cosa faremo? Ripresenteremo la mozione che già ha presentato il collega Massimiliano Di Pillo nel 2017, che chiedeva l'istituzione dell'Osservatorio per la legalità. È stata approvata, non è stata attuata. La ripresenteremo. Ma non basta, conclude Pettinari, chi governa questa città deve intervenire con forza immediatamente.